Ciao, ecco un nuovo rompicapo che spero farà impazzire te e poi i tuoi amici divertendovi. Ci sono tre bicchieri normalissimi, puoi usare anche delle tazzine, questi sono bicchieri piccoli per esigenza di inquadratura, e 10 monete, 10 monete uguali. Devi riuscire a fare in modo che in ogni bicchiere ci sia un numero dispari di monete, cioè devi mettere un certo numero di monete in ogni bicchiere per fare in modo che ci sia un numero dispari di monete. Vediamo, in questo caso ho messo 3 monete nel primo bicchierino, numero dispari, una moneta, dispari, e no, qui non va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora a questo punto facciamo così, metto qui, così ne abbiamo 3, e in questo modo qui ne abbiamo 4. Beh, io mi fermo, lascio provare te nelle tue mani, procurati 3 bicchieri, 10 monete, meglio se uguali, ma vanno bene anche diverse. Devi fare in modo che in ogni bicchiere ci sia un numero dispari di monete. Metti in pausa, perché prima di guardare la soluzione che ti darò devi provare ad allenare il cervello, devi provare a sviluppare il pensiero laterale, a trovare una soluzione anche alternativa, e basta, non dico più altro, altrimenti ti aiuto troppo. Metti in pausa. Ci sei riuscito? Sei riuscito a fare in modo che in ogni bicchiere ci siano dei gruppetti di monete dispari? Me lo scriverai nei commenti, voglio sapere se ci sei arrivato da solo, altrimenti eccoti la soluzione. Io comincio a mettere nel primo bicchiere un numero dispari di monete, cioè 5. Poi metto nel secondo bicchiere, quello centrale, 1, 2, 3 monete. Rimangono 2 monete, le metto nell'ultimo bicchiere qui. Quindi abbiamo monete dispari nel primo bicchiere, monete dispari nel secondo bicchiere e monete pari. Come possiamo uscire? Come possiamo? La sfida non è ancora risolta. Allora guarda, infilo il bicchiere centrale nell'ultimo bicchiere. In questo modo, guarda bene, in ogni bicchiere c'è un numero di monete dispari. Nel primo abbiamo 5 monete. Nel bicchiere in alto abbiamo 3 monete, e nel bicchiere in basso, nell'ultimo bicchiere, contiene 5 monete, perché contiene le sue 2, ma in realtà contiene anche le altre 3. 2 più 3 fa 5, quindi in ogni bicchiere c'è un numero dispari di monete. Bicchiere 1, 5, bicchiere 2, 3, bicchiere ultimo in basso contiene 5 monete, le sue 2, ma contiene anche le altre 3. Chiamiamolo trucco, escamotage, sottigliezza, furbizia, ma abbiamo rispettato le condizioni poste all'inizio. L'importante è rispettare le condizioni poste all'inizio della sfida, cioè che ogni bicchiere deve contenere un numero dispari di monete. Stai attento a non sbagliarti, devi infilare il bicchiere con le monete dispari in quello con le monete pari, e non viceversa, perché altrimenti in questo caso ci sarebbero sì 5 monete in totale, ma in un bicchiere, quello in alto, ce ne sarebbero 2, numero pari. Tutti devono contenere monete dispari, così 5, 3 e 5 totali. In realtà ti dico che non c'è solo questa combinazione di monete, ma sempre infilando un bicchiere nell'altro si possono disporre le monete in altri modi. Scrivimelo nei commenti se riesci a trovare le altre combinazioni di monete. Prima di salutarti voglio dirti che trovi qui nei miei video, in questa raccolta, altri bellissimi rompicapo e sfide coi bicchieri, con 3 o più bicchieri. Ricordati di entrare nel canale, iscriverti e attivare la campanella delle notifiche, tutte, così per non perdere i prossimi video magici. Ciao da Mago Gian. Se sei appassionato
oltre che di trucchi e magia, anche di cinema, ti invito a seguire il mio blog Cinemagia. Lo trovi sotto in descrizione. Scoprirai i più bei film a tema magia e illusionismo, anche quelli poco conosciuti, da me raccontati e recensiti.